Buonasera, sabato 10 di aprile 2021, passeggiatina e video zero del canale strano, un alieno sulla Terra, nome un po' venuto così all'improvviso, non ha molto senso in realtà, perché qua non tratteremo di alieni venuti da altri pianeti, ma soltanto di alieni terrestri, cioè quelle persone come me che, non lo so, non si sentono bene con la società come è strutturata attualmente e a cui piace stare più tempo da soli piuttosto che insieme a persone a fare cose che non ci piacciono, non ci interessano. Boh, il video numero zero si chiama così perché sul canale ci sono zero iscritti, quindi dubito che qualcuno lo vedrà tanto presto, però non so, da qualche parte si deve cominciare, quindi comincio da qua. Io sto passeggiando, sono in una campagna, c'è una stradina, se si può chiamare così. Un poco fa sono passati un gruppo di ragazzi in bicicletta e prima ancora due di moto facendo enduro, pure qui. Qua. Ho detto pure qui in portoghese, vabbè, io confondo le due lingue. Dopo tanti anni passati in Brasile e da poco tornato in Italia, confondo ancora le due lingue. Ma i video saranno fatti proprio così, come vengono. Io avrei il piacere di farlo in diretta, ma YouTube non permette di fare video in diretta. Quindi non subito, perlomeno, ci sono delle cose che, dei prerequisiti che si devono avere, tipo e avere 1000 iscritti e poi non so che altro. Vabbè, però il video è fatto di getto, come viene tipo in diretta, non farò tagli, non metterò effetti speciali, non farò nulla. Adesso giro la telecamera se riesco a capire come si fa. E no, non riesco a capire come si fa. Il video lo devo fare tutto con la camera puntata verso di me, ma non volevo fare così. Aspetta, vediamo se riesco a mettere una pausa. Niente da fare. Allora, il video lo faccio con il telefono girato al contrario. Speriamo che si veda qualcosa e che l'inquadratura sia buona. La prossima volta non farò il video di faccia, farò con l'altra telecamera. Per semplificare, perché mi piace vedere cosa sto riprendendo e adesso girando il telefono non ci riuscirò molto bene. Seguiamo il sentiero un altro po', sono da poco passate alle 4 di pomeriggio e boh, per adesso vi faccio vedere il sentiero. Magari continuo a chiacchierare, a dire qualcosa. Per adesso godetevi il panorama. Piccola sosta all'ombra, il sole già comincia a farsi sentire, ancora la notte fa freschino, stamattina stesso non era tanto caldo, c'era un vento un po' fastidioso, tanto è che io avevo pensato di uscire di mattina. E poi ho deciso di no, preferito starmene un po' più a poltrire a letto. Poi mi sono alzato tardi, comunque ho lavorato un pochino nell'orto, ho fatto qualcosina e adesso di pomeriggio ho approfittato che sono venuto qua in quest'altro terreno qua che è anche mio, non tutto mio, non solo mio, ma è anche mio. Adesso sto facendo questa passeggiata.
mi è venuta l'idea di fare il video per, boh, non so, avevo voglia di cominciare a mettere, a caricare video sul canale e comincio con questo. Io ho soltanto bisogno di controllare. Oh, abbiamo altri 15 minuti circa di video disponibili della memoria del cellulare. Ok, più che sufficienti per arrivare dove voglio arrivare. Continuiamo. La stradina, se si può chiamare così, va in discesa, più o meno scende all'inizio di una piccola cava che c'è qua vicino, ed è, per quello che ho visto oggi, abbastanza praticata da chi fa questo tipo di sport, moto, bici. Qua c'è un pezzettino un po' più facile da fare. A terra c'è la dura pietra. In sottofondo si sente il rumore del traffico. C'è una strada che passa qua vicino che è abbastanza trafficata, c'è questo sottofondo, diciamo, un pochino fastidioso. Preferisco concentrarmi sul canto degli uccellini, ma in questo momento, in questo orario, non c'è molta attività. Un altro pezzettino all'ombra. L'ombra comincia a fare piacere più del sole. Come ho già detto, la mattina ancora è freddo, ma poi nelle ore più calde, se non c'è vento, chiaramente, il sole comincia a picchiare un po' troppo. Poi io ho un abbigliamento un po' esagerato, ho una felpa che magari non è proprio adatta per fare un'attività fisica, sì, una passeggiata, anche se si tratta solo di una passeggiata, è pur sempre un'attività che ti riscalda, e la felpa è un po' esagerata proprio, ma ormai ce l'ho e me la tengo, anche perché sono già un po' sudato e non sarebbe bello prendere un raffreddore. Preferisco stare un po' accaldato piuttosto che sentire freddo. Allora, qua già il terreno è meno praticabile, un po' più accidentato, ci sono molte pietruzze piccole, medie, e i due ragazzi con la moto sono passati tranquillamente. Già il gruppo in bicicletta ha dovuto smettere, scendere dalla bicicletta e farsela a piedi questo pezzettino. Ombra, ombra. Io l'ho già fatto questo sentiero più di una volta, però arrivo sempre in un punto e mi fermo, non vado oltre, non so perché, e forse per mancanza di tempo, non lo so. Poi comunque, tipo oggi sono uscito completamente senza nessun tipo di attrezzatura, nulla, non ho nulla, e uno zaino con un po' d'acqua, non è che sto parlando di fare chissà cosa, però uno zainetto con un pochino d'acqua, magari qualcosa per fare uno spuntino, per arrivare più lontano senza avere problema di perdersi, di arrivare tipo lontano, di perdere molto tempo, non perdersi, perché perdersi è piuttosto difficile. 10 minuti di video, il video numero 1.
numero 0, scusate, numero 0. Ecco qua, qua sono ad un bivio, qua già si vede di più l'intervento umano, qua hanno dato fuoco a delle steppaglie, ci sono dei bastoni belli dritti, non so che tipo di legno, un bastone per aiutarsi a camminare, non so, magari per difendersi da... Non che qui ci siano chissà quali animali feroci, ma non si sa mai, anche un gruppo di cani selvaggi può... Selvaggia, sembra che siamo nella savana. No, lo butto. Guarda, che schifo. Vabbè, si vede? Si vede. Vabbè. Prima o poi lo pulirò. Adesso mi è rimasta la mano tutta appiccicosa. E vabbè. Allora, dicevo, animali selvaggi. Non è che ci sono qua le tigri, i leoni. Però qualche gruppo di cani randagi che potrebbero dare dei problemi, come è già capitato. Avere un bastone a portata di mano, non dico che ti garantisce qualcosa, ma potrebbe aiutare. Continuiamo, questo pezzo di sentiero non l'ho mai fatto. Continuiamo a godercelo insieme. Sembra che continua a scendere. Non so, quei gruppi di ragazzi sono venuti da questa direzione. Quindi immagino che debba avere uno sbocco da qualche parte. Qua si vede ancora intervento umano. Sono stati fatti degli interventi a questi alberi di olivo che erano praticamente olivo selvaggio. Adesso magari si cerca di trasformarli in olivi produttivi. Ce ne sono parecchi, parecchi hanno fatto proprio un intervento qua in questi giorni. E vabbè, oh, qua ci sono dei cancelli, chiamiamoli cancelli, completamente distrutti o comunque sono stati aperti in malo modo, forse spezzati, forse da questi gruppi che comunque loro decidono che devono passare e passano. Qua si vede chiaramente, vabbè, qua ci passano degli animali sicuramente, le mucche vanno al pascolo e quindi questi due cancelli possibilmente erano soltanto per evitare che qualche mucchina prendesse la strada sbagliata. Vabbè, avanti un altro pochino, vado avanti solo un altro pochino perché abbiamo quasi finito il tempo del video, adesso dovrò caricarlo. Vabbè, qua non so dove arrivo ancora, tornerò con più tempo per arrivare più lontano. Per adesso devo tornare indietro perché è già ora, si è fatta ora di tornare, dare mie notizie a casa. C'è uno strano buco qua, non so cosa sia, non so cosa serva, ma che c'è un avvallamento nel terreno che è stato chiuso con queste pietre, boh, non so. Vabbè, torniamo ai saluti. Allora, video numero 0, grazie a chi lo vedrà, spero che questo accada presto, spero di caricare in breve altri video, continuare, spero che questa voglia che ho di condividere comunque questi momenti nella natura
di lasciarvi perlomeno registrati qua su YouTube. Continui, spero che io continui ad avere questa voglia, nonostante il successo che il canale può avere. Questo è un fatto assolutamente secondario. Io per adesso diciamo che lo faccio per me, nella speranza che ci sia qualcun altro come me a cui piace magari prendersi 5 minuti di tempo, e in questo caso già 15, vabbè, comunque prendersi un po' di tempo e magari rilassarsi e con un video diverso da questi video soliti che si stanno sempre di più propagando per il web, questi video divertenti, video di incidenti, insomma. Io spero di riuscire a trasmettere un'energia, una vibrazione più tranquilla. Nulla di frenetico, nulla di apocalittico, nulla di assolutamente strano, solo cose normali, che di tanto normali che sono diventate strane, perché oggigiorno dobbiamo correre, dobbiamo andare sempre a 100 e dobbiamo stare sempre incollati alla televisione, dobbiamo sempre fare tutto quello che gli altri fanno, altrimenti noi siamo quelli strani. Io preferisco essere strano piuttosto che fare una cosa perché la fanno tutti. Vabbè, basta, non entriamo in questo tipo di argomenti, che sono argomenti un po' anche inutili, perché chi è già sveglio capisce, chi ancora sta dormendo non capirà mai. E allora io vi saluto, sto già tornando indietro, saluto tutti, vi ringrazio per l'attenzione, spero di essere stato utile, spero di essere stato piacevole, e al prossimo video. Prima o poi inventerò un saluto di entrata e un saluto di uscita, per adesso dico solo ciao, alla prossima, ciao a tutti.